non ce la faccio più con queste licenze. Ma cosa vi è entrato in testa negli ultimi anni? Sembra che se non ci sia Messi è praticamente impossibile vendere un gioco di calcio. O se non c'è Federer è meglio gettare la spugna. Niente più giochi di tennis. Ma guardate che le licenze hanno anche dei risvolti assolutamente negativi. E proprio negli ultimi anni ci hanno portato a una stagnazione dei generi allucinante che secondo me è impossibile da mandare giù. Cosa è successo precisamente? Sembra che praticamente la gente non voglia acquistare nulla che non abbia delle licenze, nulla che non abbia una velleità di realismo, che poi avere le licenze non vuol dire per forza fare un prodotto di qualità o un prodotto simulativo, come non averle non vuol dire per forza affidarsi a un gameplay arcade. Non esistono regole, non esistono regole. Guardate cosa è successo con il calcio. Ormai il calcio, esistono due titoli calcistici. Esiste FIFA con le sue licenze, impossibile da battere, e poi esiste Pro Evolution Soccer, che si è fatto un nome e una posizione, nonostante per molti anni non abbia avuto nemmeno un briciolo di licenza. Ricordiamo Faggio invece che Baggio ai tempi d'oro PlayStation 1. Ma è diventato famoso proprio per il suo gameplay. Oggi potrebbe nascere un nuovo Pro Evolution Soccer senza licenze? La risposta ve lo do io. No! E la colpa, mi dispiace, è nostra, vostra, che non riusciamo a guardare oltre il nostro naso. Ma dove sono finiti i vari Soccer Brawl, un coin-op storico uscito anche su console in cui 11 androidi combattevano contro altri 11 androidi in un campo di calcio? Super mosse, colpi infuocati alla Holly e Benji. Quello era divertimento. Dove sono finiti i Soccer Slam di Sega, per esempio? Fortunatamente c'è Nintendo che ancora qualcosa fa. I suoi sportivi ambientati nel Mushroom Kingdom sono molto popolari, anche se tendono ad essere più striminziti per quel che riguarda i contenuti di quanto in realtà lo fossero un tempo, no? Come se sì, lo sviluppiamo, ma sviluppiamolo con il freno a mano tirato, perché sai, c'è sempre paura che se non c'è appunto Tiger Woods, ma c'è Mario, e parliamo di Mario, uno dei personaggi più famosi nella storia dei videogiochi, le cose potrebbero non andare poi in maniera così rosea come inizialmente preventivato. Ed è un gran problema. Guardate cosa è successo ai giochi di guida, a quanto si sono imbalsiti con l'obbligo delle licenze. Ora con i vari costruttori è impossibile creare dei modelli poligonali che possano distruggersi liberamente passando a un incrocio, andando contro un tir, come per esempio succede in Burnout. E quindi cosa rimangono? Rimangono questi simulatori, questi pseudo simulatori con macchine sempre più simili alle loro controparti reali, ma quasi sempre immacolate. Non puoi nemmeno fargli una riga, non puoi fare in modo che al pilota succeda nulla. E non perché sei pigro, non perché non riesci a sviluppare tali caratteristiche e a immetterle nel gameplay, ma soltanto perché le licenze e quindi queste strette di mano impediscono di danneggiare, per esempio, l'ultima Subaru in un modo consistente. Lo stesso accade con tutte le altre vetture, con tutti gli altri costruttori. Lasciarsi le licenze alle spalle per un gioco di guida vuol dire andare a esplorare tutta una nuova declinazione per un genere che mai come ora appare statico. E questo vale anche per tutti gli altri sportivi, ma anche per la fantascienza, inventarsi un mondo nuovo con regole nuove. Del resto è questa la forza dei videogiochi, è questa la forza di questo medium che amiamo tanto, il poter trasformare in realtà ogni singola fantasia, il poter trattare con un piglio realistico anche ciò che non esiste. Basta licenze, basta licenze. Non vogliamo vederle scomparire del tutto, ma vogliamo uscire da questo pantano e vedere i nostri generi preferiti cambiare, crescere e magari diventare anche qualcos'altro. Raccontateci cosa ne pensate nei commenti qua sotto e continuate a seguirci, naturalmente, su multiplayer.it.